Ciao Bad Comics, è venerdì 2 dicembre 2016 ed è un giorno abbastanza importante per il fumetto italiano perché è il primo giorno del primo Free Comic Book Day italiano che Panini Comics ha deciso di organizzare per la primissima volta nella sua storia, andando ad emulare e imitare quanto oltreoceano negli Stati Uniti fanno già da diverso tempo. Che cos'è il Free Comic Book Day? È un giorno diverso dagli altri, per citare il motto degli Avengers, nel quale ci sono fumetti gratis, fumetti che si possono prendere dalle fumetterie aderenti e non si devono pagare. Cosa c'è in questi fumetti? Ci sono delle storie belle, delle storie che spesso sono degli assaggi di ciò che verrà, sono dei teaser di ciò che verrà nei prossimissimi mesi, che propongono appunto quanto di meglio la casa editrice ha da offrire per solleticare l'appetito dei lettori che poi magari, se interessati, proseguiranno acquistando i volumi. È una mossa, una manovra commerciale, ma è anche comunque un'iniziativa per portare il fumetto a più persone possibili, perché comunque viviamo in un periodo nel quale bisogna fare economia, nessuno di noi è così ricco da poter leggere e comprare qualsiasi cosa, quindi è anche un modo per scremare, per capire quali sono i nostri gusti, per capire quello che ci piace di più e quello che ci piace di meno. Stamattina sono andato presso la mia fumetteria di fiducia, si chiama Neverland, è di Bari, ci sono cresciuto in quelle quattro mura, ma in realtà sono otto perché le sedi sono due. Ci sono i miei amici Pierpaolo e Corrado che saluto, che mi hanno veramente istruito negli anni passati e ai quali voglio bene, e sono andato a prendere i fumetti che Panini propone in questo Free Comic Book Day. Ora, questa è la premessa, andiamo a vederli uno per uno, faremo una carrellata abbastanza veloce perché il tempo, ovviamente, sapete che cerchiamo sempre di limitarlo e per non farvi anche stare le ore a sentirmi parlare. Ecco, prima proposta, Marvel Comics Civil War 2. Questo prologo dell'evento dell'anno, la miniserie evento dell'anno di Marvel Comics, Civil War 2, scritta da Brian Michael Bendis, che ripropone delle tematiche che andranno a creare una scissione nella comunità supereroica della Marvel, creando due vere e proprie fazioni che se le daranno di santa ragione, e qualcuno ovviamente ci rimetterà le penne, sempre così in una Civil War, non c'è guerra senza caduti del resto. Cosa c'è in questo albo? C'è una storia, appunto, prologo, inedita e che soprattutto specifico non sarà inclusa in nessun albo a pagamento di Civil War, perché Civil War 2 avrà un numero 0 e poi altri 9 numeri, saranno 10 numeri in totale, e questa storia presente in questo albo non sarà presente in nessun altro. Presumo che un giorno la si potrà includere negli omnibus e nelle raccolte, però ci vorranno anni. Quindi, se volete avere un panorama completo di Civil War 2, è tutto comincia qui. Ecco. La storia è firmata da Brian Michael Bendis e Jim Cheung, un disegnatore strafigo, e propone l'arrivo di questo cattivone qui, che vedete. È Thanos, ovviamente, non è uno spoiler, arriva sulla Terra, però il suo arrivo è anticipato da un superumano, anzi un inumano per l'esattezza, che ha dei poteri incredibili e attorno ai suoi poteri ruoterà tutta la storia, perché proprio in questo primissimo capitolo, in questo capitolo 0.5 potremmo dire, ma nemmeno, forse meno 1 perché c'è il capitolo 0, succede la primissima cosa che inizia a... è proprio la goccia che fa traboccare il vaso, il primissimo masso che poi provocherà una frana, ecco. Non si scherza in Civil War 2 e qui già lo capiamo, perché succede qualcosa di rilevante. Io infatti mi chiedo come farà chi non ha letto questa storia ad andare avanti nel prossimo. Ma non è solo Civil War 2 protagonista di questo album Marvel, perché c'è anche l'esordio della nuovissima WASP, che è firmato da Mark Waid e Alan Davis. Alan Davis è un disegnatore abbastanza noto, che spero conosciate, a me piace molto perché ha una linea molto morbida e molto realistico. Non sta disegnando tantissimo ultimamente, quindi è un piacere vederlo. La nuovissima WASP, chi è? Lo scoprirete qui, anzi inizierete a scoprirlo qui, e poi la storia di questo personaggio proseguirà nei nuovissimi Avengers. Andiamo avanti. C'è un albo anche dedicato sempre a Marvel, ma dedicato a Star Wars, Han Solo. Cosa propone questo albo? Il primo capitolo della miniserie originale Marvel, dedicata ad Han Solo, il personaggio che penso tutti noi amiamo, che ci ha fatto divertire, che ci ha fatto piangere, è il mascalzone della prima trilogia di Star Wars, che poi diventa un eroe anche lui e combatte a fianco della ribellione. Questa storia, che è firmata da Marjorie Liu,
che alla prima, diciamo, si cimenta nella mitologia di Star Wars molto bene, disegnata da Mark Brooks, un copertinista negli ultimi anni solo copertinista, ma anche un grande artista che non disegnava un fumetto da tanto tempo e devo dire che disegna meglio di quanto mi aspettassi. Non è rigido, si trova bene con l'arte sequenziale, riesce a raccontare lo storytelling della storia, in maniera molto buona, ecco. Sono convinto che potrà crescere ancora di più, deve un po' riprendere la mano, però è un grandissimo insegnatore, penso che le sue copertine di Ant-Man, per esempio, le conosciate un po' tutti, i colori di Sonia Obak sono stupendi ed esaltano l'arte di Brooks. Dove si svolge? Quando si svolge questa storia nella ricchissima e sempre in espansione mitologia di Star Wars? Si svolge tra il primo capitolo, che è poi l'episodio 4, cronologicamente parlando, e l'episodio 5, quindi fra Una Nuova Speranza e L'Impero colpisce ancora. C'è Han Solo che sta cambiando, si sente diverso rispetto a quando l'abbiamo conosciuto, non è più un gran bastardo, ma sta iniziando a diventare un eroe. E qui deve decidere se fare o meno una missione per la ribellione che lo metterà a rischio, e lui difficilmente prima faceva cose in maniera totalmente disinteressata. La miniserie promette molto molto bene, la leggeremo su Star Wars, sul mensile di Star Wars, come storia comprimaria della serie principale di Jason Aaron. Ciao Jason, ti voglio bene, lo sai. Cosa abbiamo poi? Panini Novelle, La Guardia dei Topi. Sapete bene quanto ami La Guardia dei Topi di David Peterson, è uno dei miei fumetti indipendenti autoriali preferiti, è geniale, è commovente, è umano, parte dalla premessa che i topi, come gli uomini, sono animali non dotati di zanne di dimensioni ingenti, ma hanno il loro ingegno, si sanno adattare. L'adattabilità dei topi, così come quella degli esseri umani, è ciò che garantisce la sopravvivenza. In questo mondo di fantasia non ci sono gli esseri umani, ma ci sono i topi, che, come gli umani, stanno creando una società nonostante il mondo sia selvaggio, sia pericoloso. È ambientato in un'epoca medievale, quindi ci tornano tutti quegli elementi del fantasy medievale, che, per esempio, a chi piace Il Signore degli Anelli, fanno impazzire. Mi piace Il Signore degli Anelli, quindi questo fumetto mi fa impazzire. Ci sono tre storie originali, una firmata proprio dal creatore della serie, Petersen, che racconta di una leggenda legata alla Scure Nera. Se avete letto il capitolo La Scure Nera sapete di cosa sto parlando. È una leggenda riguardo un combattente, appunto un mistico quasi, un'entità che è quasi un dio, un protettore per i topi. Poi c'è una storia disegnata da Scott Young che è molto molto bella, commovente, disegnata, scritta e disegnata, davvero bella. E poi c'è un terzo capitolo di Gustafsson e Galdre che parla anche qui. C'è molta molta malinconia in queste tre storie, c'è molta poesia, toccante, come sempre, ma La Guardia dei Topi si distingue proprio per questo. Bomba! Rumble! Primo capitolo della miniserie Image di John Arcudi e James Harren, colorata da David Stewart, è una delle cose che aspetto di più da parte di Panini. Mi piace moltissimo il fumetto Creator Noted, mi piace moltissimo il fumetto Image. Questa serie l'attendevo perché è del 2014, quindi speravo che venisse annunciata. Esce a fine mese il primo volume, sicuramente ne parleremo. Di cosa parla brevemente? Non vi voglio dire troppo perché ve ne parlerò nel dettaglio. Parla di una creatura che è uno spaventapasseri armato di questo spadone gigante che compare improvvisamente in città. Chi lo incontra? Un barista normalissimo, un ragazzo che ancora cerca il suo posto nel mondo, che è stato appena lasciato dalla ragazza. Ci sono toni scanzonati, ma ci sono anche elementi fantasy. Quindi c'è questo fantasy urbano, questo fantasy moderno, anche una certa dose di violenza, anche mostri, leggende, mitologia e i disegni del buon Arlen, che chi conosce il Boy e gli spin-off sicuramente avrà presente. Sono stupendi, un disegno sporco, un disegno nevrotico, ma incredibile, dettagliato, seducente, dinamico, bello. E Arcudi è il creatore di The Mask, è uno scrittore molto intelligente, si trova bene a disegnare, a ideare, chiedo scusa, questi personaggi fuori dagli schemi. Veramente non vedo l'ora di leggere gli altri capitoli. Promette molto molto bene Rumble. Qui trovate il primo capitolo gratuitamente e poi sarà raccolto questo primo capitolo insieme agli altri nel primo volume in uscita a fine mese. Topolino, anche la Disney ha la sua parte in questo film Comic Book Day per i lettori più giovani, ma non solo. Io sono cresciuto con Topolino, anche con quello di cui parleremo dopo. Non sto più seguendo queste serie, ma più che altro per mancanza di tempo, ma è stato un bel ritorno all'infanzia. Devo dire che il fumetto Disney è cresciuto, è moderno, non è assolutamente infantile, ma è molto molto intelligente. In questo speciale Free Comic Book Day Topolino, cosa troviamo? Una storia natalizia di Casti.
che parla appunto di... è un teaser anche qui, è il primo capitolo di una storia che leggerete da Topolino, su Topolino 3187, in cui Eta Beta è il personaggio, diciamo, fondamentale, quello attorno a cui ruota la storia, molto molto divertente, molto molto anche natalizia. E poi c'è il ritorno dei Wizards of Mickey. Ecco, personaggi che vanno a raccontare un mondo fantasy sempre disneyano, e c'è un ritorno di questi maghi, di questi stregoni, è un prosieguo della saga che sicuramente conoscete e vi ha fatto divertire. Infine, PK, personaggio PKNA, è stata una delle mie serie preferite quando ero piccolo, ce l'avevo tutta. E cosa c'è in questo speciale PK? Ci sono due estratti appunto dei numeri 22 e 23 di PKNA che ci presentano la mitologia folle e bizzarra, ma anche molto temibile, degli Evroniani, che sono i nemici contro i quali, nemici alieni, parassitari che vogliono conquistare e assoggettare la Terra, contro cui PK e i suoi alleati devono combattere. Quindi torniamo a scoprire il mondo di questi folli alieni, e poi abbiamo un assaggio delle storie inedite di PK che saranno pubblicate su Topolino da marzo 2017. Ecco, PK penso che sia una delle cose più belle, più fighe, più imperiture che la Disney abbia prodotto in Italia negli ultimi 20 anni, 30 anni. Non so, secondo me sì, ripeto, non seguo più molto questo fumetto, ma sicuramente è più dignitoso che mai. Detto questo, vi saluto, ho sforato un po', scusate, non è stato facile, è stato un video molto improvvisato, spero vi siate divertiti, vi ricordo che il Free Comic Book Day continua anche domani. Buon divertimento e buone letture, ricordate che leggere sempre è bello, leggere gratis ancora di più. Ciao!